mi raccomando, 20.000 like e vi porto immediatamente quel video con le teste finte. Ragazzi, in questo nuovissimo video di Jumpitech siamo oggi tornati, come avrete sicuramente letto dal titolo, con un nuovo video basato sull'iPhone X, focalizzato sull'iPhone 10, non dico X perché nei commenti spende 1189 euro, non sa che cazzo di telefono si lo so che è un iPhone 10, lo so che è un iPhone 10, so anche perché si chiama 10, ma mi viene meglio chiamarlo X, perché nella mia testa quella X sta per X, non sta per 10, ma so che si chiama iPhone fottuto 10, quindi non scrivetemi nei commenti ogni volta, si chiama 10, lo so come cazzo si chiama. Fatta questa piccola premessa che ragazzi era assolutamente doverosa, qualche minuto fa, in realtà qualche ora fa, o minuto, non lo so, comunque qualche ora fa, su Instagram avevo fatto un sondaggio dove vi chiedevo una cosa in particolare. Vi chiedevo: che ne dite se mi taglio la barba e vedo se iPhone 10 mi riconosce dopo che taglio la barba? Il vostro risultato è stato questo, ragazzi. I dati parlano chiaro, praticamente 87% sì, 13% no, e quindi ho pensato bene di andare a realizzare questo video per vedere se iPhone 10 mi riconosce dopo che ovviamente mi vado a tagliare la barba. C'è da fare una premessa, iPhone 10, sto Face ID riconosce veramente in ogni fottuta situazione, al buio, sdraiato, con la pioggia, al sole, sotto sopra, riconosce veramente in tutte le maniere possibili e immaginabili. Mi ha sorpreso davvero davvero un sacco. Tra l'altro io nelle impostazioni di Face ID, se vi può fregare qualcosa perché a sto punto parliamo anche di Face ID, ho disattivato questa funzione che si chiama richiedi di guardare verso Face ID. Praticamente ho disabilitato questa opzione qui, questa qui, che praticamente il telefono si sblocca anche se non lo stiamo guardando, cioè io basta che mi giro così lui si sblocca. In questo caso è molto più veloce a sbloccarsi, meno sicuro perché ovviamente si sblocca praticamente sempre, basta che lui vede che ci siamo noi davanti, ed è veramente veramente veloce come sistema di sblocco, cioè mi basta guardarlo, boom, sbloccato. Questa cosa è veramente molto comoda perché si sblocca davvero in qualsiasi situazione. Ma dovete sapere una cosa: iPhone 10, ragazzi, o più precisamente il Face ID, col tempo assimila i cambiamenti del nostro volto. In che senso? Lui capisce se ogni volta che sblocchiamo il telefono ci sta crescendo la barba, capisce se ci stanno crescendo i capelli, capisce se abbiamo cambiato un paio di occhiali, capisce tutti i nostri, e registra automaticamente tutti i nostri cambiamenti del viso e del volto, ma non accetta i cambi repentini del viso. Cioè per esempio se io sblocco adesso il telefono e lui ovviamente si sblocca tranquillamente e in questo istante mi metto una barba lunga 10 metri, lui non si sbloccherà mai perché capisce che c'è stato un cambiamento e capisce che magari potrebbe essere un'altra persona. Ma cosa succede se, porca pupazza, mi vado a tagliare adesso la barba? Lo so, ragazzi, sono appunto curioso e sono qui per realizzare questo video. Quindi la cosa che andrò a fare in primis è andare a inizializzare il Face ID. Praticamente lo vado a ripristinare in questa maniera. Lo vado a ripristinare, adesso non c'è più configurato il Face ID, perché mi registro il volto con la barba lunghissima. Praticamente non mi faccio la barba da un mese ed è veramente, cioè guardate qui, è veramente veramente lunga. Quindi adesso andrò a tagliare, prima configuro il Face ID, non lo sbloccherò nemmeno una volta, cioè adesso configuro e lo tengo bloccato fin quando non mi andrò a tagliare la barba e vediamo se mi riconoscerà dopo che taglio sta barba. Quindi configuriamo il Face ID, aspetta che vi registro lo schermo così. Ok, iniziamo a configurare, oh eccoci qua. Ok, e configuriamo. Tra l'altro è veloce come non mai, raga. Guardate, basta fare così e lui è fatto, perfetto. E poi facciamo così. Boom, fatto. Niente di più semplice. Quindi scansione fatta, perfetto. Adesso vado a bloccare il telefono, non lo sbloccherò fin quando non mi taglierò la barba. Quindi il telefono è bloccato, non lo sbloccherò più, la mia faccia è registrata, lui non ha preso nessun cambiamento del mio corpo. Andiamo in bagno, andiamo a tagliare sta barba, che direi che dopo un mese, raga, è anche ora. Quindi con l'occasione magari mi pulisco un po', che male non fa. Ok ragazzi, siamo qui, io sto guardando lì e spero... punto primo non mi senti... vabbè, punto primo non lo so. Ok ragazzi, siamo in bagno, mi sentirete davvero davvero malissimo, ma sto guardando lì, spero... Io sto guardando nel punto giusto. Comunque, non perdiamoci più in chiacchiere, facciamo sto time lapse che mi taglio la barba e poi andremo a vedere se iPhone X o iPhone 10 si sblocca. Tra l'altro il cellulare l'ho lasciato in ufficio, così non mi viene nessuna voglia strana di sbloccarlo mentre mi sto facendo la barba, perché ho sto vizio: mentre mi faccio la barba ogni 2 secondi mi blocco per vedere le notifiche che mi arrivano su WhatsApp e quant'altro. Quindi l'ho lasciato in ufficio, così non mi viene nessuna voglia di toccarlo e andremo a sbloccarlo effettivamente quando avrò la faccia bella rosata e avrò perso 10 anni di vita, perché adesso vedrete che
perderò anni di vita. Vi do del materiale per fare delle meme, raga. Cioè, guardate, sono metà e metà. Qui ho 90 anni, qui ne ho 10. Comunque, da quanto cazzo allora di barba ho, mi si inceppa anche la macchinetta. Vabbè. Ah, direi che ci siamo. Mamma mia, raga, cioè, era quasi un mese che non mi facevo la barba, vedermi senza barba, vi giuro che è stranissimo. Vabbè, direi che ci siamo. Quindi adesso non ci resta altro che andare in ufficio, recuperare l'iPhone e fare la prova del 9. Ora, raga, ma se non si sblocca, che fail è sta roba? Cioè, se non si sblocca è un fail della madonna. Comunque, magari se non si sblocca i primi tentativi, non lo so, andiamo a vedere. Comunque, ci direi a farvi vedere quanta barba avevo sulla faccia. Solo un mese, ragazzi. Ok, ragazzi, sono in ufficio, c'ho veramente l'ansia, perché se non funziona OMG, cioè dovrebbe funzionare in teoria, però appunto per quella cosa che vi ho detto prima, lui capisce i cambiamenti del tempo, ma non accetta tanto quelli repentini. Quindi prima ho la barba, adesso non ce l'ho, quindi dobbiamo capire. Sono qui con la doppia cam che ho avviato adesso. iPhone X alla mano, ancora non l'ho sbloccato nemmeno una volta, chiedo una pulita al display perché fa veramente schifo, ma non focus no, ok? Andiamola a mettere così, ragazzi, andiamola a mettere così. Ok, ci siamo. Lo vado, ragazzi, ad accendere per vedere se si sblocca. No, aspetta, lo rifaccio perché ha fatto tipo, cioè, come avete visto, il lucchetto tipo ha vibrato perché non si sbloccava. Riproviamo. Non si sblocca. Riproviamo. Proviamo un attimo senza cam perché magari è la cam che... No, se non si sblocca, raga, è veramente un fail. Sto provando un attimino senza cam perché magari la cam in mezzo lo fa un attimino innervosire. Cioè, raga, non si sblocca. Adesso l'ho sbloccato col codice perché non funziona più Face ID, perché dopo un tot di tentativi vuole sempre il codice. Però riproviamo. Non va! Non va, come vedete i LED sopra lampeggiano. Però non va. Raga, vi giuro che è una cosa vergognosa sta cosa che non va. Cioè, riproviamo perché non ci sto credendo. Non si sblocca, guardate, ma perché? Cioè, proprio, raga, non gli piace, non gli piace assolutamente. Si è sbloccato. No, no, cazzo, l'avete visto, sicuramente defocussato, ma si è sbloccato. Che qui la stoppo un attimo. Adesso si sblocca. No, aspetta, vi ristarto la registrazione perché questa parte ve la metto notai, perché sennò sembra che poi ho fatto le cazzate e ho spento la cam. Cioè, raga, adesso si sblocca. Cioè, andiamo così. Guardate qua. Ok, mettiamo a fuoco il telefono. Prova a sbloccare così. Cioè, raga, si è sbloccato, avete visto? Risblocchiamo. Cioè, ora mi spiegate per quale cazzo di motivo funziona. Cioè, adesso sembra funzionare di nuovo in modo perfetto, cioè mi metto così, sbloccato, cioè guardate, perfetto, anzi sono messo di traverso praticamente, sbloccato, incredibile. Quindi ragazzi, magari le prime volte non lo sbloccava perché doveva capire chi cazzo ero, chi cazzo io fossi, poi dopo un po' l'ha capito e magari l'ha sbloccato, cioè vi giuro che, credetemi che non lo so per quale fottuto motivo prima non si sbloccava e ora sì, ma come avete visto dal video, un paio di test, una decina di volte non ha funzionato e poi di punto in bianco è andato. Adesso continuo ad andare tranquillamente. Bene ragazzi, io non ho parole, quindi magari non ha accettato all'inizio, non ha metabolizzato subito che io mi ero fatto la barba, ma dopo un paio di tentativi che ho provato a sbloccare il telefono, lo ha capito, oppure forse dopo che ho messo il codice. Perché arrivato a un certo punto l'ho sbloccato con il codice, poi l'ho ribloccato e mi ha riconosciuto. Quindi magari ha capito che ero io tramite il codice ed ha assimilato che mi avevo fatto la barba. Raga, vi giuro che è una cosa stranissima, una cosa assurda. Pensavo mi riconoscesse subito e invece è successo quello che non doveva succedere. Però, è successo, quindi incredibile, ragazzi. Spero che questo test sul Face ID vi sia piaciuto. Tra l'altro, come vi dicevo prima, ragazzi, si sblocca veramente in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè, già è sbloccato, come potete vedere. Spero che questo video sul Face ID vi sia piaciuto. Se vorreste altri video del genere, magari altri test sul Face ID, fatemelo sapere con un bel pollice in su a questo video. Anzi, vi dico una cosa, mio padre, ragazzi, fa il parrucchiere, come tutti sapete, e in negozio ha quelle teste di manichino messe lì per esposizione. Che direste che se le prendo tutte e proviamo a farle riconoscere al Face ID? Mi raccomando, 20.000 like e vi porto immediatamente quel video con le teste finte. Quindi ragazzi, da Giampitec è tutto e
Ciao ciao!